Salve amici di Neuroma TV. In Italia il calcio rappresenta lo sport per eccellenza, offuscando le altre discipline ritenute minori. Vediamo cosa ne pensano gli studenti della Sapienza. Segui qualche sport? Sì, sì, ciclismo e calcio anche. Relativamente qualche notizia sul calcio e qualcuna sul basket. Solo il calcio praticamente. No. Perché squadra tifi? Mica squadra di Roma. Tifavo Juve, adesso la simpatizzo, giusto per creare un dibattito con i miei amici più che altro. Perché il calcio secondo te è così popolare e mentre altri sport sono offuscati dal calcio? Beh, perché a parte questo penso solo in Italia, perché poi la cultura, almeno per quello che mi riguarda me, che fin da bambino ti mettono ai piedi un pallone e subito comincia a giocare a pallone, mentre in altri paesi, non so, in Inghilterra c'è anche la cultura per il rugby, per il cricket e altre cose. Non è la questione di essere considerato lo sport per l'eccellenza, penso che sia una questione di cultura più che altro. È quello in cui si investono più soldi, quello che è più retribuito e quindi probabilmente il più seguito. Secondo me è molto più facile che attecchisca uno sport come il calcio, che è molto più praticabile rispetto ad altri sport. Secondo te quindi le scuole possono dare una mano a sviluppare? Tutto la scuola, soprattutto la scuola. Io adesso vabbè, manco dalle scuole superiori da un bel pezzo. Non sono di Roma, quindi non so, però io ricordo che noi ci facevamo giocare a calcio, cioè c'era poco da fare. Basterebbe semplicemente che la domenica, accendendo una radio, non si parli solo esclusivamente delle partite di campionato, secondo me. Lo fanno però le scuole, comunque organizzano tornei di pallavolo, di altri sport. Sì, penso che magari se nelle scuole facessero, non so, dei corsi appunto di altri sport alternativi, magari potrebbe avere un po' di attenzione, però comunque se poi si limita solo a delle scuole e non nascono altri impianti o altre strutture, è una cosa inutile.